siamo qui con la madrina dell'evento, Vittoria Schisano. Ti ho chiesto qual è l'importanza principale di un avvenimento di questo tipo. Ma l'importanza forse è far capire che l'amore è universale, che quindi non ha colore, non ha fascia politica, non ha sesso. E quindi forse è ancora limitante parlarne. Io credo che dovremmo tutti imparare ad amarci un po' di più, a vivere nell'amore e soprattutto ad amarci per quello che siamo, quindi dare agli altri poi la possibilità di riconoscerci e di amarci per quello che in realtà siamo e non facciamo finta di essere. Purtroppo, diciamo, a livello legale ancora l'Italia è qualche passo indietro da questo punto di vista. Nonostante se ne parli tanto, spesso in campagna elettorale, molti partiti, sì, centrosinistra, insomma, non ce ne nascondiamo, poi però al momento dei fatti ci si dimentica. Secondo te perché ancora i diritti civili delle coppie omosessuali, degli omosessuali, insomma, non solo rimangono uno spot elettorale? Io credo che sia la politica poi ad essere un po' indietro rispetto ai tempi e non l'Italia. Credo che l'Italia sia fatta poi di persone intelligenti, di persone che riescono a guardarti negli occhi, probabilmente andare oltre i tuoi occhi e ad amarti e odiarti per quello che sei veramente, quindi ad apprezzarti per la tua anima, per il tuo cervello, per il tuo cuore. La politica spesso ne fa appunto un gioco elettorale e spesse volte fanno promesse che poi non mantengono, il che è una cosa ridicola, perché se viviamo in un paese civile dove sin da bambini ci insegnano che abbiamo tutti pari diritti e pari doveri, credo sia davvero superfluo stare qui ancora a parlare di questo, di cose che dovrebbero aspettare davvero tutti. Grazie.